Buonasera, benvenuti. Una nuova puntata in studio della Notizia, una puntata un po' particolare perché stasera non parliamo di politica, o meglio, parliamo di informazione e un po' di prevenzione, perché è una parola che ultimamente si sente, ma negli ultimi anni penso che non sia stata molto messa in atto. E abbiamo stasera la fortuna di avere degli ospiti con cui potremo fare un po' di ragionamenti. Vado subito a presentare. In centro c'è Tullio Trapasso. Grazie. Un volto noto un po' a tutti perché è una persona che insieme alle sue equip, diciamo, riprese di Paolo Rusconi, poi la collaborazione dell'associazione anti-racket abusivismo, fa una trasmissione che si chiama City Report, la trovate poi sul canale YouTube City Report, giusto? E scusami se interrompo, è l'unica che da 3 anni, adesso stiamo arrivando al quarto, sta facendo il monitoraggio come previsto nel regolamento delle social street dove noi siamo iscritti, sulle problematiche del territorio, gratuitamente, costo zero per tutti quanti, destra, sinistra, centro, non risparmiamo nessuno, senza intenzione di presentarsi alle elezioni, di fare altro perché non ci interessa, noi vogliamo vivere bene nel nostro territorio e questo è il punto più importante e i cittadini ci stanno seguendo. Certo, allora finisco la presentazione e poi dopo parleremo un'oretta circa, qualcosa in più. Appunto di Tullio Trapasso e invece nella parte di sinistra dello studio Sergio Meazzi, lista Sala, assessore di Municipio 6. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Poi ricordo il nostro numero WhatsApp 342-397-2391, sempre attivo, 7 giorni su 7. E quindi grazie a voi, grazie alle segnalazioni che ci fate durante la settimana, abbiamo modo poi di scegliere i vostri messaggi e poi parlarne anche qua in diretta il mercoledì sera. Per appunto discutere con voi, perché la trasmissione la facciamo qua in studio, ma vi ricordo la facciamo anche grazie a voi da casa. E quindi stasera parleremo di degrado, di abusivismo, di problematiche di case e quant'altro, appunto con i nostri ospiti. Andrei subito a parlare con Tullio, perché appunto la puntata è dedicata a queste tematiche. In merito al Cristallo in via Robattino, municipio 3, poi noi abbiamo anche delle immagini che abbiamo estrapolate dalle vostre trasmissioni. Ti ringrazio perché la diffusione è giusta. Anzi direi, guardiamo la prima mini clip, perché voi siete andati là un anno fa, giusto? Allora, guardiamo la mini clip di un anno fa. E siamo all'interno del Cristallo con le immagini di Paolo Rusconi che ci segue sempre in ogni avventura. Abbiamo trovato questo manichino smembrato in diverse parti con delle foto di persone sopra. A me ricorda molto i riti che ho visto da un'altra parte per la mafia nigeriana. Però essendo noi in un contesto di costruzione auto, la vecchia innocenti eccetera, io spero che siano dei manichini da crash test. Anche questo è da controllare, noi ve li facciamo vedere, poi avremo le risposte anche su questa situazione. E comunque andiamo avanti in questa immensa proprietà abbandonata che faceva parte del progetto di riqualifica più Rubattino, che come potete vedere fino ad oggi non è funzionata e sono passati 6 anni. Andiamo avanti. Questo quindi era un anno fa. Sì. Adesso voi siete tornati, la situazione, io le immagini ovviamente le abbiamo viste, ma penso che anche tanta gente su le vostre pagine YouTube di City Report le abbiano viste, però magari a casa non tutti le hanno viste. Le guardiamo subito e poi facciamo il commento in Sì, totale. Guardiamole subito così poi dico una cosa. Un odore nauseabondo, anche qui è tutto pieno di rifiuti, cari amici, e anche medicine, queste sono tutte medicine che non si sa da quale dove arrivano. Qui addirittura è stato bruciato qualcosa, voi non potete sentirlo, ma c'è odore di urina, di feci e di bruciature, qualcosa che è andato a fuoco, e qui si capisce, sacchi dell'immondizia, guardate qui. Si vede la strada, si vede tutta la pezzo.
guardate cosa abbiamo trovato qui. Un'altra bombola del gas. Avete visto fuori le seggiole, eccetera. Qua è tutto in mano ai signori che si occupano di sta zona. Quindi per notti abusivi, drogati, prostitute, e anche tutti voi di camminare qua in mezzo per... Torniamo in studio, non mi sembra che a distanza di un anno siano cambiate molto le cose, no? Oddio, un paio di precisazioni da fare credo subito, perché ho molto rispetto dei cittadini che ci seguono, che partecipano alle nostre iniziative. Allora, l'anno scorso avevamo trovato i resti dei riti del juju nigeriano, della Black Ox, che poi è stata scritta anche in diversi libri, dove troverete anche qualche mio pezzo, eccetera, che poi abbiamo trovato al Palasharp, che tutti quanti credo a livello europeo abbiano visto cosa succedeva con ragazze che venivano violentate, pagavano in natura le dosi di droga, eccetera. Allora, il cristallo sono 7 anni che fa parte di un progetto che si chiama Più Rubattino. Tra l'altro, vicino a qualcosa che poi ne parleremo credo dopo, una tangenziale che è conciata malissimo, che sì, fa paura quasi, non dico come il Morandi, no, come il terzo ponte che rischia di cadere a Genova, che adesso mi sfugge il nome, ma comunque è così. Che dire, non ha funzionato. Allora, non funzionano tante cose. In principio direi che non funziona il fatto di lasciare delle proprietà così grandi sguarnite. Cioè, ci vuole qualcuno che le sorveglia, o una videosorveglianza, o un allarme, o una guardia giurata, però una persona fisica che vada a controllarla giorno per giorno. Altrimenti, come succede spesso dove andiamo noi, viene fatta una messa in sicurezza che costa tanti soldi, chiede impegno, e ringraziamo chi mette questo impegno per fare queste messe in sicurezza dopo che vede magari i nostri servizi o dopo che i cittadini si lamentano. Il problema è che se poi non vengono seguite, ritornano ad essere come prima o anche peggio. La questione del cristallo è anche peggio, perché facciamo un passo indietro ancora. Sempre nella stessa zona c'è un ex stabilimento che faceva parte di Federpharma, che si trova in via Righi, dove venivano scaricate dentro all'ambro. Di questo abbiamo diversi testimoni, tra cui anche un adesso senatore, quando è venuto con noi non era senatore, che si occupa di ecologia, eccetera, un professore di un'università, non voglio neanche dire il nome perché non voglio fargli uno spot, però lui sa chi è e voi, se avete seguito, sapete chi è, che ha riscontrato che venivano lì a sversare medicinali scaduti, andati fuori produzione o comunque che non andavano più bene. Ecco, questo business adesso in questo momento a Milano ce l'hanno i nigeriani, cioè smaltiscono i rifiuti tossici, la droga, vabbè, questo già lo sapete, e la prostituzione. E purtroppo non troviamo riscontro in queste situazioni. Perché? Perché ogni volta basta fare una messa in sicurezza, si fa uno spot, si dice ok, abbiamo chiuso, abbiamo fatto, ma non è che si chiude e finisce lì. Si chiude e questi poi dopo un po' proseguono. Ed è questo il mio grande dramma, il grande crucio mio e di tanti cittadini verso la giunta. Ma perché? Potrebbe essere chiunque, ma però purtroppo in questo momento c'è Beppe Sala, quindi diciamo a lui, perché non organizziamo delle, non si sistemano delle ordinanze che esistono per confiscare queste proprietà per motivi di ordine pubblico, per motivi sanitari? Vogliamo dire che non è un motivo sanitario qualcuno che usa una proprietà per scaricare la roba dentro un fiume? Certo. Sergio Meazzi, Roberta ci scrive da casa: altro che custodi, io farei piantonare le case dai soldati. Potrebbe essere anche un'idea. Io onestamente, magari dopo un tot di tempo si tira giù e basta, si pulisce quell'area lì. No, non potrebbe essere un'idea, perché a lasciarla così, no. Beh, certo, laddove c'è degrado è evidente che poi succedono queste cose, dove praticamente c'è incuria. C'è un tema legato, io ovviamente nello specifico queste aree non le conosco granché, per cui non esprimo un giudizio, sarebbe un giudizio un po' approssimativo. Parlo per le aree che conosco io, che anche nel nostro quartiere, all'interno del municipio 6 ce ne sono, per esempio gli scali ferroviari. Certo, nel momento in cui però tu devi poi dopo provare a proporre una realizzazione, una cosa diversa, ci sono dei tempi tecnici che sono enormi. Vi faccio un esempio. Quando tanti anni fa abbiamo pensato di riqualificare Giambellino Lorenteggio, siamo partiti dal nulla col consiglio di zona, con l'associazione sul territorio, e ci abbiamo messo 7 anni
per fare ovviamente tutti i vari passaggi che sono passaggi di legge, attenzione, non passaggi che uno dice io non ho voglia di lavorare. Quindi da Bolzano a Palermo le modalità operative per poter riqualificare, ristrutturare, ricostruire hanno dei tempi e degli iter burocratici immensi, e quindi è necessario che a livello nazionale ci sia una legge che possa accelerare questi processi. Faccio un altro esempio: quando abbiamo proposto la riqualificazione della sede tranviaria della linea 14 Giambellino, siamo andati appunto a fare la gara, progetto definitivo e quant'altro, il secondo ha fatto ricorso, fermi un anno per aspettare ovviamente il giudizio del TAR. Sono tutte quelle situazioni che rallentano le ristrutturazioni e le riqualificazioni dei territori, e io credo che questo sia uno appunto dei motivi. Dopodiché, guardate, certo, io oggi governo un pezzettino di questa città, dare la responsabilità ai sindaci per quanto riguarda l'ordine pubblico è un'operazione, diciamo così, molto dubbia. Anche su perché, delegati di governo? No, anche perché l'ordine pubblico è in mano alle forze di polizia. Però possono fare le ordinanze, la 50, la 54 del testo unico. Puoi fare un'ordinanza, l'abbiamo fatta per esempio contro Allern e Giambellorenteggio 181, dove c'erano dei rifiuti da secoli, dove i topi avevano familiarizzato per esempio con le persone. E certo che il sindaco Sala lì ha fatto un'ordinanza immediata contro Aller per appunto pulire la zona. L'ha fatta in altre circostanze, però per quanto riguarda ovviamente il territorio, la tutela del territorio, l'igiene del territorio e l'ambiente, si continuano a fare. Per quanto riguarda l'ordine pubblico in questa nazione è in mano alle forze di polizia, che ne hanno ovviamente la gestione, nelle quali devo dire, parlo del mio territorio ma parlo anche di Milano, onestamente io sono molto soddisfatto di quello che fanno. Possono fare di più, tutti possiamo fare di più, però il tema centrale secondo me è se si lasciano delle situazioni del genere, è del tutto evidente che poi vengono riempite da persone che appunto svolgono attività illecite, e quindi bisogna cercare al più presto di poter porre mano a una legge nazionale che purtroppo rallenta troppo i processi di riqualificazione. Posso dare una replica, Paolo? Sì, ma posso dire una cosa? Però c'è da dire che, vedendo il servizio che ha fatto Tullio con l'equipe, sono passati 7 anni da lì. Sì, io no, come ti dicevo, non conosco nella... Ah, ma voglio parlare proprio della questione anche, possiamo parlare anche della sua, della questione del Municipio 6. Allora, nel Municipio 6 abbiamo queste case del 181 che noi eravamo andati a visitare proprio casualmente, senza saperlo, nel giorno in cui Aller aveva detto che faceva il maxi sgombero. Noi, e potete vederlo nei filmati, quindi Sergio, non sono chiacchiere, si vedono nel filmato, nel giorno in cui Aller diceva di fare lo sgombero, noi trovavamo le famiglie dentro che ci dicevano noi rimaniamo qui, siamo abusivi, facciamo quel cavolo, ho detto, che ci pare. Chiaramente non abbiamo ancora non abbiamo avuto risposte da un assessore nominato, tra l'altro non mi risulta che sia in lista, perché io le cose le devo dire, non me ne frega niente, non mi devo candidare in politica, che si chiama Stefano Bolognini. Noi non abbiamo avuto nessuna risposta su questa faccenda, salvo che dopo qualche mese, parliamo di Lorenteggio 181, se no saremmo troppo tecnici, Municipio 6, Milano. È stata messa una guardia. Dopo che questa guardia è andata a sorvegliare questa immensa proprietà, voi potrete vedere City Report, sì, perché purtroppo molti giornali emittenti non sono come il signor editore Paolo Bobbiese, hanno paura a fare vedere qualcosa che possa ledere quello che in questo momento è a cavallo, grandi punteggi, grandi sondaggi. Comunque, abbiamo trovato Spider-Man l'ho nominato io, cioè delle persone che si arrampicavano nonostante le guardie, scaricavano rifiuti, occupavano sempre il 181. Attenzione, Tullio Trapasso, potete andare a vedere il filmato, City Report, immagini di Paolo Rusconi. Quindi non è che stiamo parlando di cose che non esistono, e le risposte che non arrivano, ma i filmati ci sono. Tra l'altro, una persona che si è opposta a questa situazione, non faccio in questo momento il suo cognome, ma si chiama Fabrizio, è stato pestato da una di queste persone proprio perché riprendeva queste situazioni. Adesso, Aller darà il contentino, come tante altre situazioni vediamo, gli darà un trasferimento alloggio, eccetera. Ma il problema c'è ancora. Lo sapete qual è il problema del 181? Sergio, ti posso dire qual è il problema del 181? Sì, no. L'amianto. Ah, beh, ma certo.
Ci sono delle persone, Paolo, che hanno vissuto 30 anni con l'amianto. In questo momento, siccome stanno facendo la metropolitana, quindi la metropolitana è un'opera che richiede delle garanzie, comunque dei controlli, si sono accorti che c'è l'amianto. È tutto bloccato, i palazzi non sono stati demoliti, abbiamo delle spese di una guardiania che, secondo Paolo, funziona. Abbiamo qua un nostro amico Rusconi, non funziona, andate a vederlo quando volete. E la situazione va avanti così. No, però posso, scusate, giusto perché quella situazione la conosco bene. Quale sto parlando? Sì, no, no, ma non è un problema questo. Allora, il problema è lì non c'entra nulla la metropolitana continua il suo percorso. Molto spesso, tempi addietro, quando costruiscono le case, le costruiscono con l'amianto. Apro e chiudo una parentesi, l'amianto è dannoso quando si sbriciola, perché nel momento in cui rimane compatto, l'amianto non è pericoloso. Ovviamente quelle caseggiate del 181 e del 183 sono caseggiate che vengono buttate giù per essere ricostruiti. E quindi nel momento in cui hanno fatto, non sono case in pancia all'amministrazione comunale, sono case in pancia alla Regione Lombardia. Sergio, ma quanti anni è che non avevano una ristrutturazione questi stabili, visto che cadevano? Stai parlando con uno che... No, giusto per specificare l'amianto, perché sennò sembra che facciamo la difesa d'ufficio. Ma io non faccio la difesa di niente, ma ci mancherebbe altro, te lo dico io. Ti dico anche, ti avevo appena detto che siamo stati promotori appunto di questa riqualificazione. Vista. L'abbiamo voluto fortemente, 85 milioni di euro, ti dico che sono dagli anni 70, che sul Giambellino non si vedono. Quindi come vedi, da questo punto di vista non è. Il problema è che oggi è rallentato questo processo, dopodiché Aler ci dirà quando i tempi. Io sono anche abbastanza fiducioso, se devo essere sincero, e lo dico essendo, come sapete, non un esponente del centrodestra e quindi non governo Regione Lombardia, ma sono convinto che questo progetto bisogna farlo e sono tutti molto in partita per farlo. Lì c'è un rallentamento appunto dettato dal fatto che, trovando l'amianto, ma che non è una novità su tutti i palazzi d'epoca, ovviamente le procedure sono diverse. Però poi mi devo arrabbiare allora al posto del cittadino. Cioè, chi gestisce un palazzo dagli anni 70 non sa che c'è l'amianto? Guarda, non ha avvisato chi deve fare i lavori che c'era l'amianto? Guarda, io ti dico una cosa, la maggior parte di volte l'amianto lo trovi addirittura dentro il cemento. Perché una volta usavano fare questa procedura. Per fare questa procedura devi, nel momento in cui vai ad aprire il cemento, vai a farlo analizzare e quindi ti trovi delle situazioni. Questo vale anche nei tubi che abbiamo in casa. Sono tubi compatti che non hanno ovviamente un rilascio d'amianto. Quindi stai dicendo che è normale che il gestore non sappia che c'è amianto nelle sue proprietà? Io non lo so se è normale. Io so che in linea di massima nella giunta Pisapia, su alcune case, soprattutto sulle scuole, si è fatta una ricerca di amianto e laddove è stato trovato è stato smantellato. Ovviamente qui è una domanda che dovete fare. Attenzione, quindi stai parlando di Pisapia, quindi dici che il comune può intervenire a controllare se c'è l'amianto se non sono case loro? Sulle proprie proprietà ti sto dicendo che mi ricordo perfettamente, tra l'altro con l'ex assessore Daniela Benelli, che questo tipo di operazione si è fatta. Tendo a precisare addirittura una cosa. Voi sapete che dal 2015, sto andando a memoria con gli anni, ma poco sbaglio, le case ovviamente prima erano tutte Aler e anche le case comunali erano gestite da Aler. Con l'assessore Benelli si era fatta la scelta, proprio perché l'incuria era diventata addirittura catastrofica, di togliere praticamente dal pacchetto Aler le case del Comune di Milano. Questa ricerca, ve ne dico una, ma giusto per farvi capire a che punto era l'organizzazione di quell'ente, che oltretutto è un ente che ha sperperato miliardi di euro, non entro nelle vicende. Sì, però mi tocca essere cattivo. Perché siete voluti entrare in una situazione così? Potevate fare i controllori esterni. È la casa del comune, erano case nostre. E le avete lasciate lì. Poi avete deciso di prenderle. Certo, sono case nostre. Erano non è che è una questione di voti? No, ma che c'entra? Erano case nostre, gestite malissimo e tutti lo sanno. Sì. Siccome erano gestite male, abbiamo detto a questo punto ce le riprendiamo in pancia e le gestiamo noi. Quando siamo andati a verificare, addirittura non sapevamo chi c'era dentro, se era un occupante abusivo, se non lo era. Erano praticamente spariti tutti gli storici, voglio dire, di quelle case. Addirittura si è fatta una ricerca per capire quali erano le case del comune e quali erano le case appunto di Aler. Questa ricerca ci ha messo un po' di anni a essere fatta, perché voi capite che non sono uno, sono tante. 23.000. Ecco, quindi questo per farvi capire a che punto eravamo arrivati.
E qui sto parlando appunto quando c'è stata la giunta Pisapia che si è fatta questa scelta che io reputo giusta e che io ho anche in qualche maniera aiutato a Sergio, i cittadini hanno un dubbio. Posso chiedergli una cosa? Rilevi una situazione del genere. Tullio, posso? Posso? Perché siamo in pausa pubblicitaria. Noi ci purtroppo viviamo con un po' di pubblicità. Ci fermiamo un secondo per della pubblicità, un minuto e mezzo, torniamo subito, state con noi perché ce ne sono ancora delle belle da sentire e da vedere. State con noi. M Serramenti. Apri una finestra al risparmio con la nuova promozione Green. Due finestre, una porta finestra e una finestra prodotte in Italia in PVC vergine bianco in classe A, senza piombo né parti riciclate. Sette camere, doppio o triplo vetro, tre guarnizioni, 12 anni di garanzia, del valore di 4.500 euro a soli 1.990 euro con possibilità di detrazione fiscale per risparmio energetico. Chiama per un preventivo gratuito il numero verde 800 13 43 43 o visita i nostri showroom di Milano, Saronno, Lissone e Ponte Lambro. Il Fruttarolo vi aspetta con un vasto assortimento di prodotti per intolleranze alimentari di ogni tipo. Da anni, orientati all'alimentazione in base ai gruppi sanguigni, offriamo farine e pasta di legumi, olio di vinacciolo, caffè di cicoria, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio, ma anche prodotti di pasticceria senza frumento, senza latte e un ottimo pane 100% quinoa. Vieni a trovarci a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Visita il nostro negozio online negozio.ilfruttarolo.it. Il Fruttarolo spedisce in tutta Italia. Seguici anche su Facebook, metti mi piace alla pagina Il Fruttarolo è anche bio e rimani aggiornato su tutte le nostre novità, mercatini ed eventi. Demas Milano è un atelier specializzato in abiti da cerimonia per lo sposo, la sposa, i testimoni e gli invitati. Avrete la possibilità di scegliere tra i capi disegnati dai migliori stilisti italiani e internazionali, tra cui Pronovia, Sposa Clara, Pignatelli, Armani, Petrelli, Versace, Lubiam o tra quelli della collezione Demas Privé. Con oltre 6.000 metri quadri di esposizione e 30 anni di esperienza, Demas Milano vi aspetta a Cesano Boscone in via Benedetto Croce 13. Per appuntamenti o informazioni 02 45 86 72 36 sul web www.demas.net. Rieccoci nuovamente in studio, anche durante la pubblicità i nostri ospiti hanno parlato, quindi sono rimasti belli caldi. Io direi che ci spostiamo un attimo a un evento che è successo il 7 novembre, nella vostra puntata intitolata Vivere all'inferno, e vediamo un attimino questa clip. E questo è l'incendio del 7 novembre 2019 in via Bernardino della Torre. Degrado, incuria, sono palazzi di MM Case, giusto? Che hanno, non arrivano a compiere gli 11 anni. Sono stati costruiti una buona riqualificazione, chiunque l'abbia fatta come idea era buona, come portata a termine malissimo, perché sappiamo che è stata costruita nella massima economia. Infatti sono tre stabili, i numeri dispari sono di MM Case, precedentemente Aller, e i tre stabili privati invece diciamo che vanno abbastanza bene. La cosa che mi fa arrabbiare veramente è che prima dell'estate, noi vi stiamo parlando, siamo qui con i nostri amici, con siamo a dicembre, noi al mese di giugno, dopo che era già successo un incendio in un altro palazzo, sempre di MM Case, con le stesse fattezze, cioè palazzo di più piani, 7-10 piani, abbiamo segnalato un'impresa che
dalle immagini che potete vedere, vedrete, o quando volete vi informiamo e vi diamo tutti i dati, non gestivano bene la manutenzione. L'abbiamo segnalata 7 mesi prima. Purtroppo cosa è successo? Il primo palazzo, diciamo anche dov'è, via Sembon, municipio 7, quindi centrodestra, così non diciamo sempre che a sinistra, perché non è così. È avvenuto l'incendio, fortunatamente domato, perché c'era una manifestazione dei vigili del fuoco nei pressi e è riuscito a spegnerlo. Incredibile, però è andata così. Passiamo a diversi mesi dopo, quindi passiamo a fine novembre 2019, dopo che anche lì, al mese di giugno, eravamo andati a controllare gli impianti antincendio, gli impianti di sicurezza di uno stabile in via Beniamino della Torre, Don Beniamino della Torre, municipio 8, centro-sinistra, è andata a fuoco. Ha preso fuoco il locale pattumiera, ci sono state delle famiglie che sono state sgomberate di casa, degli intossicati. Fra l'altro, apro parentesi, le persone che sono state portate via, Paolo, da quelle case sono state mandate in un albergo di infima qualità, ma va bene. Per qualche giorno di permanenza con la famiglia, non potendo rientrare, gli è stato chiesto di pagare 5 euro a testa per la permanenza. E il pranzo, il vitto, cosa che si dà a chiunque in una condizione di genere, uno sfollato? Sì, certo. A pagamento anche quella. L'avevo sentito, questa cosa qua. Ecco, una cosa che mi ha fatto incavolare e l'assessore di turno non mi ha risposto. Anche questa è una cosa che non va bene. Rispondiamo. Stiamo facendo un taglio verticale, orizzontale, come lo volete chiamare, delle spese. Ma vi sembra il caso di risparmiare su uno sfollato? Certo. Con la famiglia non può rientrare a casa, farsi la spesa e andarsela a cucinare a casa sua. Case popolari, quindi non parliamo di quartiere Maggiolina, San Siro via Pinerolo, persone che hanno case da milioni, magari qualche soldino contante ce l'hanno, ma una persona normale che paga un affitto in una casa popolare, secondo voi può permettersi di andare a mangiare al ristorante? Può permettersi di non fare la spesa per lui e tutta la sua famiglia per giorni? E in più pagare un alloggio extra, oltre che pagare l'affitto, perché l'affitto glielo richiedono uguale, anche se l'alloggio è bruciato. Certo. È venuto, scusami, Fausto, è venuto Fabio Galesi, questo lo devo dire, si è sempre interessato alla situazione, però purtroppo è accaduto lo stesso. Questo fa pensare. Un telespettatore, un amico che ci segue da casa, Alberto, dice: prevenzione e manutenzione, vengono fatte le cose e poi nessuno si preoccupa di prevenzione e manutenzione. Siccome ultimamente in questi ultimi periodi, anche con causa maltempo, i ponti, poi dopo vedremo anche qualche ponte qua a Milano, perché avete fatto un report anche lì. La questione prevenzione e manutenzione, Sergio Meazzi, il comune, cioè a chi spetta? Per quanto riguarda il comune di Milano, la prevenzione e la manutenzione ha dei protocolli ben precisi che si fanno. Adesso mi viene in mente la cosa più stupida, quella delle zanzare, che molto spesso i cittadini giustamente in estate dicono ci sono tante zanzare, sono le zanzare effettivamente. In estate ce ne sono parecchie, c'è un protocollo preciso, ovviamente, fatto dal Comune di Milano, dove vengono fatte delle uscite nei parchi per disinfestare e quant'altro, no? Quindi, idem voglio dire per quanto riguarda tutto l'apparato delle strade e quant'altro. Dopodiché dipende ovviamente dalle situazioni. Sì, ma ragazzi, dalle zanzare a passare ai palazzi che bruciano. No, però io adesso. Scusami, non voglio essere cattivo, però le zanzare ci danno fastidio, usiamo un po' di bygone. Il palazzo che brucia? Questo lo dico perché molto spesso, adesso io ripeto, non sapendo le cause, francamente non. È bruciato purtroppo con 2 vittime anche una proprietà, una casa sui Navigli che ha. Sì, un altro palazzo anche di MM in via Zoagli dove siamo stati, che ancora adesso. Quello per esempio era addirittura un palazzo privato, è capitato. Ora, poi le cause ci sarà chi dovrà stabilirle e chi pagherà. Perché ovviamente. No, Sergio, però allora non ci capiamo. Guardate che. No, non ci stiamo capendo. Allora, il comune sulle sue proprietà non è un privato che dice non voglio spendere i soldi, un amministratore, e ne abbiamo diversi di alcuni stabili che se ne approfittano. Stiamo parlando del comune, chi deve rappresentare i cittadini, chi gli vuole bene, chi gli chiede il voto. Però io posso dire adesso, io non conosco veramente, è difficile. Mi dispiace, no, hai ragione, non me la voglio prendere con te, però cavolo, la gente soffre su queste cose, non potete andare a chiedere poi i voti lì, perché comunque loro leggono MM case, il palazzo che è successo è bruciato, nel palazzo di via Zoagli c'è stato un morto, io non speculo sul morto, non sono, chi sapete voi, non voglio dire chi è dall'altra parte politica. Di destra, centrodestra. Ma facciamo una cosa, siccome poi qualche giorno dopo sei andato nel palazzo,
Vediamo un attimo la clip, perché nelle cantine sei andato. Ragazzi, sono arrabbiati, ho visto gente sentiamo. Siamo sempre in cantina, proseguiamo il giro. Oltre a trovare pezzi di scatolette, cioccolatini, si vede che nessuno viene a pulire. Siamo proprio a due passi da quelle cantine che vi abbiamo appena segnalato. Pensate che quel materiale che è infiammabile sia vicino a qualcosa che lo possa spegnere di sicurezza? No. Guardate qua cosa c'è. Il vuoto più totale. Non c'è un estintore, non c'è un manicotto per poter spegnere gli incendi. Questa è la nuova azienda che è subentrata a GL. Sono ricordato ora il nome della precedente, GL. Complimenti anche a questi della nuova azienda. Se ci vogliono far sapere come mai è così, ci fanno un piacere. Poi, fra l'altro, vedo che il posto è già denominato, perché sto vedendo una scritta sul muro. Siamo nel periodo di Liliana Segre, insomma, sono successe un po' di cose. Guardate come l'hanno chiamato questo posto. Lager 38. Complimenti, eh. Già prospetta bene. Bene, ci abbiamo anche il materasso fuori, già sigillato, già pronto per farci il pisolino. Una valigia, vediamo se c'è qualcosa all'interno. Porca miseria, sono senza guanti. Ci hanno defecato dentro, la carta igienica. Ecco, a guardare queste immagini non è che uno è molto contento, cioè, ma non perché uno ha qualcosa contro le persone che abitano lì, anzi, ci saranno sicuramente delle bravissime persone, come ci sono dei maleducati, gente che non ha diritto forse di stare e utilizzare un appartamento per poi trattarlo sì, così. Paolo, no? E anche nelle riunioni, scusami, ti rubo l'ultimo minuto, non voglio levare... lo dicono loro stessi, che ci sono delle persone che si sono infilate dentro abusivamente, illegalmente, o anche persone regolari che però hanno pensato bene di fare loro porci comodi. Fra quanto in via Beniamino della Torre 1, commissariato di Quarto Giaro, siete già stati avvisati anche dall'assessore Fabio Galesi, ci siamo visti una settimana fa, c'è un'officina abusiva in un box. Renditi conto, Paolo, che lì non ci sono le più elementari norme di sicurezza sugli incendi. Normalmente queste persone saldano motorini rubati, telai, eccetera, all'interno di queste strutture. L'abbiamo già denunciato, Fabio Galesi, lo sai, quindi se c'è qualcosa da dire anche al tuo collega glielo puoi dire, non è che mi stai inventando qualcosa. Per cui, dov'è la sorveglianza di questi stabili? Il controllo del territorio? C'è niente. Certo. Sergio, vuoi dire qualcosa? No, io credo che ci sono delle situazioni, voglio dire, in queste case che sono... che devono essere, secondo me, chi non rispetta le regole va cacciato, perché ovviamente dà fastidio agli altri e toglie libertà e spazi democratici agli altri. Io da questo punto di vista, guardate, non ho neanche un dubbio, cioè la penso proprio così. Penso che ovviamente chi non rispetta le regole, chi ovviamente pensa che quelle siano case di proprietà loro, per i loro porci comodi, vanno immediatamente cacciati fuori e denunciati nel caso in cui appunto commettono dei reati. Da questo punto di vista, guardate, è una porta talmente spalancata per me che proprio è una cosa anche normale, oserei dire, quindi non ho alcun imbarazzo. Del resto, guardate, abitando ovviamente, gestendo un attimino la zona Barona, Giambellino, voi capite che le situazioni sulle occupazioni sono abbastanza drammatiche. E anche lì io non vedo una... Cioè, se da una parte ovviamente devi cercare di riorganizzare tutto il comparto ovviamente delle abitazioni ERP pubbliche, dall'altra ovviamente devi garantire però da una parte la sicurezza, da una parte la vivibilità. Quando, per esempio, sulla via Senieri, sulla via degli Apoli, sulla via Manzano, tutte le mattine da quelle case Aler escono rifiuti e vasche da bagno, frigoriferi, ce n'è mobili, cioè ne escono e tutte le mattine AMSA deve passare a recuperare, tutte le mattine deve passare addirittura con ragno a recuperare. Più volte l'abbiamo denunciato, purtroppo da questo punto di vista facciamo una fatica a collaborare anche con gli enti. Questo è tutto un danno per i cittadini, ovviamente, che vogliono vivere tranquillamente la propria città. E quindi, ovviamente, su queste cose qui bisogna assolutamente intervenire.
Si sta già facendo un lavoro, per esempio, sull'abbandono dei rifiuti, che è una cosa che secondo me deturpa in maniera importante l'ambiente, ma anche la vivibilità delle città. Si sta già facendo con Polizia Locale dei passi avanti, con delle fototrappole che hanno già ovviamente pescato qualche, tra virgolette, furbo. Io penso invece che non sia un furbo, sia un perfetto imbecille, e mi assumo tutte le responsabilità del caso. Certo, avete dei numeri, giusto per ricordare magari al pubblico che ci segue, quante sono le case ridotte in questo stato? Allora, noi nel corso di 3 anni e mezzo abbiamo visitato tutti i 9 municipi di Milano, escludendo la città metropolitana, quindi escludiamo gli altri, perché sennò siamo sui 2600. 2600. Case che non sono agibili, case che non vengono affittate, case che sono occupate abusivamente, addirittura interi spazi utilizzati per attività losche, criminali e illegali. Quindi passiamo dal riciclaggio delle vetture rubate, quindi potremmo parlare di quartiere Olmi, c'è stata anche Striscia la Notizia qualche mese fa dopo di noi, dove si vendevano tranquillamente gli appartamenti come fossero un hotel, alle case che abbiamo qua, posso dirlo dove siamo come studio? Sì, sì. Via Montegani, qua dietro ci abbiamo delle case popolari dove le stanze sono state adattate ad hotel, quindi ogni stanzina col bagno, la doccia, eccetera, e vengono affittate a chiunque. Anche terroristi? No, non credo che siano terroristi, però sono persone non registrate, illegali, e che sicuramente non dovrebbero stare in una casa dell'ERP. E quante ne abbiamo? 40. Perché qui ci sono degli appartamenti popolari, via Nera, via Barrelli, eccetera, che hanno anche 5-6 locali, quindi ogni locale viene attrezzato come fosse una minicamera. A €280, siamo stati dentro, prossimamente vi faremo vedere il servizio, €280 a locale. Una casa di 5 locali dove il proprietario vero presunto, che aveva 7 figli che non li ha più, paga €200 d'affitto. Quanti ne guadagna, Sergio? È un bel po'. E cosa facciamo qui? Voglio già intervenire, ma non c'è ombra di dubbio. Da questo punto di vista, guarda, Giulio, io non credo di avere un problema su queste cose. L'illegalità è illegalità, appunto, non c'è neanche bisogno di star qua a discutere. Però ci vorrebbe una misura di controllo, perché non devo andare io, e a me non me ne frega niente di andarci, io volevo fare Milano Top, mi sono trovato per vocazione, per altre situazioni, personalmente a costo mio, ad andare a verificare delle situazioni, perché io non volevo vivere chiuso tra 4 sbarre perché qualcuno mi entra in casa per l'illegalità. Cioè, ma questi controllori, e questo parlo MM e Aller in diversa misura, MM sulla questione che avevamo segnalato appunto di prima, giusto, ritorniamo alle dosi, degli antincendi, eccetera, anche Aller, ma queste persone, quando scoprite che non hanno più 7 figli che vivono lì dentro, ma hanno appartamenti di 6 locali, non andate a visitare gli appartamenti e vedete che ogni appartamento è stato attrezzato come minicamera con doccia, televisore, armadietto? Cioè, ma nessuno va. La gente che abita qui è incazzata nera. C'è tutto un tema, scusa se ti interrompo, non ti interrompo, ma per interloquire il discorso delle custodie. Molto spesso le custodie non esistono più. Per esempio su alcune case che io conosco della nostra zona hanno tolto completamente questo servizio. E di conseguenza è ovvio che chi segnala chi. Se il ruolo della custode è un po' il ruolo anche del raccordo, un po' il ruolo della persona che in qualche maniera, no, fa le veci appunto del proprietario di casa. Però guarda, mi tocca tirare fuori il telefono e farti vedere cosa è successo in un sopralluogo dove sono venuti i massimi dirigenti di MM. Purtroppo ci riferiamo ancora a Beniamino Della Torre, ma potremmo riferirci a altre cose, a fare il sopralluogo, perché c'erano delle crepe incredibili, sembra che il palazzo cadesse da un momento all'altro. L'acqua scendeva a fiumi dentro le case della gente, ci sono i filmati. E uno dei controllori, degli ispettori, mi ha detto: ah, ci fate fare brutta figura, ma noi non ci ha mai segnalato nessuno. Peccato che avevamo gente con 20, 25 segnalazioni a testa, ricevute in un call center che poi non ha mandato le comunicazioni dove le doveva mandare, penso, da quanto detto da Fabio Galesi questa settimana davanti a tutti i cittadini di Beniamino Della Torre 1. Quindi no, ci abbiamo anche il filmato, non l'abbiamo mandato in onda perché ci sembrava brutto, ma ce l'abbiamo. I controlli. Non si bisogna fidarsi di chissà che cosa. Un proprietario di un immobile non lo va a controllare, secondo te, Sergio? Ogni tanto, almeno. Si chiamano ispettore, no? Ma perché non, ispettore. Perché non... Dovresti chiedere agli ispettori il motivo per il quale non controllano. Io credo che se gli ispettori non fanno il proprio dovere, come molto spesso accade, dovranno ovviamente subire. Li richiamiamo allora. Sergio, tu vuoi fare un richiamo agli ispettori di lì? Andate a controllare. Paura, magari, se dentro c'è della gente losca, credo, pericolosa. Perché mi sembra quello il problema. Noi abbiamo fatto una riunione con MM poche settimane fa.
non sono per nulla persone che si fanno intimorire, sono persone ovviamente che controllano, che in qualche maniera escono, verificano, dopodiché se ci sono attività illecite nascoste, sono attività illecite nascoste, non sempre ovviamente magari vengono scoperte, però se poi c'è qualcuno che non fa il proprio lavoro, appunto è qualcuno che non fa il proprio lavoro. Come molto spesso. Non voglio dire niente di più, però sull'ultimo caso di cui parlavamo, Beniamino della Torre 1, che tu giustamente non conosci, ognuno si occupa del suo territorio, avevamo per gente rispetto, che faceva le saldature, che si vedevano, siccome c'è una grata davanti all'ingresso, si vedevano le scintille che uscivano fuori dalle grate. L'ha mai controllato? In pieno giorno anche? Va bene, hai fatto la giusta denuncia. Possiamo... No, non me ne frega, non è la giusta denuncia. Quante ne manco? Non è il problema quante ne faccio io non guadagno. Magari le fai solo, le fai tutte, non è mica detto che... Grazie, Sef. Va bene, noi andiamo un attimo in pubblicità. Torniamo, 40, torniamo poco, subito. Andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito. State con noi. Sono Lidia Gasparini, la titolare della vera casa della parrucca. Dopo 43 anni di Via Dante, ci siamo trasferiti in Via Govone 68, angolo Via Caracciolo. Sede unica. Qui troverete il più grande assortimento al mondo di parrucche pronte, oltre 630 modelli di parrucche sintetiche, in più tutta la gamma infinita del capello naturale. In pronta consegna. Qua trovate tutto, dal tupè alla parrucca all'infoltitore. Il tuo profumo, l'odore dei tuoi smalti, mentre ti prepari. Questo è l'appuntamento più bello dell'anno. Stiamo preparando i pacchetti regalo per soddisfare i desideri dei nostri clienti. E come da tradizione non può certo mancare la nostra grande promozione. Una rete con alzata motore a 5 snodi, con un materasso ergonomico a 3 strati, doppia rigidità, a soli 590 euro. In 12 piccole rate da 49 euro. E in omaggio un guanciale in memory e un coprimaterasso. Questa è solo una delle nostre promozioni, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi e i materassi di fine serie o da campionatura li trovate tutti a prezzo di realizzo e l'occasione per farvi un bel regalo. E ora con i miei collaboratori vogliamo farvi tantissimi auguri di Buon Natale e che l'anno nuovo possa realizzare qualche piccolo desiderio. Auguri, auguri a tutti! M Serramenti. Apri una finestra al risparmio con la nuova promozione Green. Due finestre, una porta finestra e una finestra prodotte in Italia in PVC vergine bianco in classe A, senza piombo né parti riciclate. Sette camere, doppio o triplo vetro, tre guarnizioni, 12 anni di garanzia, del valore di 4.500 euro a soli 1.990 euro con possibilità di detrazione fiscale per risparmio energetico. Chiama per un preventivo gratuito il numero verde 800 13 43 43 o visita i nostri showroom di Milano, Saronno, Lissone e Ponte Lambro. Siete tutti invitati alla nuova apertura dell'Official Store Lubecreo a Rozzano in via Curiel. Prenota subito un appuntamento per i giorni 7, 8, 9 e 10 novembre, perché solo in questi giorni metà cucina te la regaliamo noi. Sì, hai capito bene. Prenota, scegli e metà cucina te la regaliamo noi. E non solo, inclusi avrai anche la lavatrice, l'asciugatrice e i toppinokite. Cosa aspetti? Chiama subito e prenota il tuo appuntamento 02 49 42 78 40 o registrati sul sito lubecreorozzano.it. Lubecreo Rozzano, un'occasione da prendere al volo. Rieccoci nuovamente in studio a parlare di degrado, soprattutto di Milano, grazie alla presenza di Tullio Trapasso, City Report, e Sergio Meazzi. Ovviamente sono problemi che poi si ripetono anche sulle altre città in Lombardia. Magari Milano è più sentita perché è più famosa, più grande, ha più persone, però sono problemi che poi si ripetono anche su altre città. Oltre alle città, alle case, abitazioni, zone strane, tipo quello che abbiamo guardato l'ex Maserati, siete andati a fare dei sopralluoghi anche sui cavalcavia. Ai, perché
ultimamente le problematiche del brutto tempo ci sono state, un cavalcavia in Liguria è caduto, ci sono tanti punti di domanda, se la manutenzione viene fatta, non viene fatta. I messaggi che noi riceviamo durante la settimana sono sempre tanti e tanti ci chiedono di sapere qualcosa in più, com'è la situazione. Io direi intanto vediamo la prima clip della vostra ultima puntata che avete effettuato intorno ai cavalcavia. Tra l'altro c'era anche insieme a te Diamond Frank, il rapper, giusto? Sì, che poi si occupa del sociale. Poi lo conosceremo magari in una prossima puntata. Siamo arrivati sotto, appunto, a 50 metri, 20 metri, siamo sotto il cavalcavia della tangenziale est. Dalla pioggia non si direbbe, visto che scende nonostante siamo sotto un ponte. Ok, siamo sotto un ponte, quello che diceva anche Iannacci, il ponte dove vanno i clochard. Va bene, cosa succede sotto questo ponte, tra queste colonne costate 6.000 euro con tutti questi bei disegni fatti per rendere la situazione più vivibile, più sociale? L'odore di urina che è presente in questo posto è terribile. Mi confermi? Confermo. Ma oltretutto sotto questo cavalcavia che è stato ingessato, fasciato, come potete vedere piove. In che condizioni è questo cavalcavia? Come potete vedere questo è il ponte che attraverso anche le lettere dei cittadini e le varie segnalazioni che sono arrivate è stato attenzionato e ha, per quanto sappiamo noi, una data di inizio lavori o comunque di opera di sicurezza a partire dal 2020, oltre mese di maggio-giugno. Come potete vedere è abbastanza inquietante, ecco la parola giusta è inquietante, vedere tutti questi pezzi di cemento staccati appunto dalla loro struttura, queste feritoie dove passa l'acqua. Qua sopra ci passano centinaia di auto, ma andiamo ancora avanti a vederne ancora un paio di quelle che ci sembrano più pericolose. Eccoci in studio, diciamo che non sono immagini fantastiche, nel senso magari la situazione non è così grave come i ponti che ci sono a Genova, i viadotti, però a guardare queste immagini non è che uno dice vabbè domani ci passo tranquillo, le domande uno se le pone e cerca anche di dire ma qui cosa si fa? Paolo, rispondo direttamente sì. A te, scusami, ma perché è come se mi ponessi una domanda. Allora, non noi, ma qualcuno, tra l'altro tecnico, ha fatto delle domande alla società che gestisce il tratto. La società che gestisce il tratto, non so se la maggior parte degli spettatori sanno, non lo sapevo neanch'io, che la valutazione dei ponti va da 0 a 100, cioè 50, 60, 70 è una condizione limite, potrebbe succedere qualcosa. Fate conto che il ponte che è caduto adesso, l'ultimo che è crollato per il fango, aveva 50 secondo Atlantia, 70 secondo i nuovi che hanno controllato, infatti se ne sta occupando la procura. Noi abbiamo avvisato la procura per queste cose. Certo. Perché il gestore, essendo che è comunque emanazione stessa di chi prende i pedaggi, ci crea dei problemi. Cioè controllore controllato non vanno bene, sono volati giù dei pezzi di cemento, dei pezzi di bullone che pesavano 3-4 etti l'uno. Abbiamo dei cittadini che hanno denunciato questa cosa, abbiamo dei cittadini che hanno mandato delle lettere, delle mail, delle PEC, dove è stato detto che sì, il ponte è un attimino al limite, però non così grave, si vieta la circolazione ai mezzi sopra i 3,5 tonnellate, viene attenzionato e nel 2020, mi sembra l'abbiamo detto nel filmato, adesso mi non sfugge, fine 2020 verrà sistemato. Siamo a novembre,
scusate, dicembre 2019, ci sono delle piogge torrenziali che sicuramente non fanno bene alla struttura, dove avete visto che l'acqua passa da un lato all'altro. Anche lì, qualcuno viene a spiegare questa situazione? Certo. Sergio, cosa ne pensi? Non essendo ingegnere, onestamente, no, neanch'io, è però è difficile fare una valutazione. Anche il balcone di casa mia ha avuto purtroppo, appunto, sono cadute dei pezzi di cemento, è rimasto il vivo, poi è uscito, mi hanno detto che non era granché, no? Perché il cemento ha un'usura, soprattutto quello di superficie, ma dipende molto, appunto, dalla progettazione, ovviamente, dell'immobile. Sto parlando di casa mia, non del ponte, perché purtroppo non ho la più pallida idea, ma è che quindi voglio dire... Sergio, il balcone di casa tua da quanto tempo non gli fai la manutenzione? Poi ti dico da quanto non fa la manutenzione al ponte. Ma guarda, la mia è una casa che è stata ristrutturata nel 1989. Ok. È relativamente giovane, non è? Questa è del 77? Non è, quando non ancora è c'era la Maserati che funzionava? Sì, no, ma io... Perché faceva le vibrazioni, quindi... Sai, Tullio, il vero problema è che... Ma non è che io voglio essere cattivo, io non voglio accusare nessuno. Io voglio evitare che succedano tragedie, ragazzi. Cioè, ma se uno è avvisato, ma vada a controllare, lo blocchi. Non abbiamo i soldi per rifare il ponte. Guardate, io sono anche quello che dice, piuttosto che far morire la gente, gli facciamo fare 2 chilometri di strada in più. Perché io, dopo che ho visto la questione di Genova, sì, ragazzi, non posso dire che va tutto bene. Adesso io lo dico... Poi tu difendi Atlantia, quindi? No, non difendo nessuno. No, lasciamo, allora... Io sono un garantista, tanto quindi non sono io che devo fare nei processi a nessuno, tanto per cominciare. Però bisogna provare anche a fare analisi, perché se è, diciamo che tutto va male, vabbè, allora a questo punto... Allora, il ponte di Genova è crollato per una ragione specifica, che era una progettazione errata, che negli anni, ovviamente, e nella poca cura, ha fatto in modo che, appunto, queste linee in sospensione, che erano quelle che tenevano il ponte, hanno ceduto, e quindi purtroppo c'è stata la tragedia. Quindi non voglio giustificare nulla e nessuno. Ovviamente ci sono altre strutture che non hanno quella concezione, sono concepite in maniera totalmente diversa, che quindi non è detto appunto che gli stessi possano crollare. Ma dico non è detto, sono contento, lo dico per non fare allarmismo. Sono no infatti nessuno ha fatto allarmismo, abbiamo anche detto che nel 2020 faranno le opere di manutenzione, però perché nel frattempo hanno bloccato i mezzi pesanti? Intanto per precauzione è meno male che l'hanno fatta, okay. È meno male che l'hanno fatta, probabilmente hanno fatto delle analisi. Io tendenzialmente dico che questa città da sempre, quindi non da adesso, da sempre è una città molto attenta. Poi ovviamente, come tutte le metropoli, sono grandi, se parliamo di 1.600.000 abitanti, e quindi ovviamente il territorio è anche abbastanza ampio, è evidente che insomma dappertutto forse non ci puoi arrivare. Però tendenzialmente Milano è una città molto molto efficiente. Poi ovviamente possono capitare delle circostanze che non sono neppure magari prevedibili, non sto parlando del ponte di Genova. 20 anni? 30? Di che? Ma stai dicendo che la città, allora abbiamo dei sottopassi che si allagano, ci sono persone che hanno rischiato di morire, via Negrotto, municipio 8, abbiamo anche quella. Sottopasso. No, ma adesso non è un attacco a questa giunta o a un partito politico, ma se si sa che le cose non funzionano, le vogliamo bloccare e rifarle? Non è un problema di giunta, è un problema secondo me diverso, è un problema di provare a immaginare una città diversa da come io la immagino, diversa da come la immagini tu. Poi ognuno è libero di immaginarla, no? Perché anch'io se vado l'immagine efficiente è sicura, dove ci sono dei supervisori che se si fanno dei lavori controllano le proprietà che siano in adesso io non voglio dirlo, non cioè in via Negrotto chi è che controlla? Che perché si allaga? Ponte ogni 30 secondi è per fortuna, perché la gente non ci passa neanche adesso più. Io mi auguro, per l'amor di Dio, metto le mani avanti, perché non è una cosa che dipende da me. Le dita, perché se succede qualcosa però voglio dire, anche se dove allora, storicamente, no, ci sono dei dati statistici, e i dati statistici parlano chiaro. Dopodiché mi dici bisogna fare le manutenzioni, dico è ovvio che bisogna fare le manutenzioni. Deve fare l'ente, ovviamente, preposto per poterle fare. Se non le fa, ovviamente, ma se, qui è lo rimuoviamo, se non allora, le fa, visto che mi sembra che siano parecchie. Sì, ma il tema è sempre se non le fa, no? Non è che si può avere il sospetto su ogni cosa. Dal 77 al 2019. E non penso neppure che ci siano delle persone che mediamente
siano tutti imbecilli, no? No. Sono solo interessate e prendono i soldini per far risultare altre cose, ma non lo dico io. C'è il PM Nobile a Milano, se vuole intervenire, visto che so che stasera seguiva. Però Tullio, cioè, bisogna capire come, ripeto, il tema è come immagini la città. Se tu pensi che questa sicura, città, l'ho già detto, sicura, controllata. Milano è una città sicura. Cioè tutti i dati vanno in quella direzione. Poi mi dici, può capitare, certo. Ma sicura su che cosa intendi? Sicura sulle infrastrutture, sulla criminalità, su che cosa? Mediamente, sulla criminalità è una delle città più sicure, tanto per cominciare. E non sono dati miei, sono dati della Questura che sono usciti poco tempo fa, quindi non le dico sì, io. Sì, l'ha scritti la... Sì, sì. No, l'ha scritti chi? L'ha scritti le statistiche. Sì, perché non si denuncia già più, perché se ti rompono allora un vetro non si denuncia se più. Ma, i se ma non fanno la no, storia, no, no, fanno certezza anche quelle. No, no, non possiamo vedere anche il secondo servizio, c'è un altro cavalcavia sì, che no, avete visto, con una consigliera tra l'altro. Ah. Ed eccoci, siamo passati da un'altra parte di Milano, siamo nel Municipio 8, siamo con il consigliere di Forza Italia Maria Aurora De Muzio che è qui con noi. E indovinate... Ciao a tutti! E indovinate dove siamo? In un altro ponte. Perché Mary? Perché prima di noi siamo andati a vedere un altro ponte che è in condizioni pietose. Qui ne vediamo un altro. Sì, poco sicuro diciamo, è pieno di buchi, non è regolare il marciapiede per i pedoni, c'è anche un attraversamento non idoneo ai pedoni, cioè nel senso c'è lo spazio dei pedoni come vediamo in questa parte del ponte, soltanto che si blocca perché c'è uno stop, ma non ci sono delle strisce pedonali che permettono ai pedoni di attraversare. Sì, tra l'altro mancano delle protezioni perché qui dovesse passare un bambino eccetera, casca giù. E sono anche arrugginite, si potrebbe far male. Comunque andiamo avanti, vi facciamo vedere altre cose. Diciamo che le ultime immagini, quelle con i buchi, non è che ti mettono tranquillità, almeno sottoscritto. Il ponte, questo ponte qua? Questo è il ponte che porta da Quarto Giaro all'ospedale Sacco, uno dei centri più conosciuti, insomma, ospedalieri della zona. Tra l'altro già la zona presenta diverse altre problematiche, perché sono diversi palazzi occupati anche di fronte all'ospedale, dove si bruciano gomme, rifiuti a pagamento, ma questo ne parleremo magari un'altra volta. Il problema della strada è che lì ci passa un tram, ci passano appunto le ambulanze, eccetera. Abbiamo fatto il conto, ve lo dico in approssimativa, ci sono 32 buche tra i 2 cm e i 4 cm. 4 vuol dire che si vede addirittura l'autostrada che c'è sotto. Ci hanno comunicato sempre dopo, perché noi facciamo la domandina prima, come sta il ponte che porta all'ospedale Sacco? Benissimo. Poi gli mandiamo le foto, i filmati, ci dicono c'è qualche eccezione. Ho capito, ma ditecelo prima. Non andiamo neanche, sapete già la cosa, ok, grazie. E è sempre questa la situazione che preoccupa. Cioè il fatto che quando vengono avvisati poi ci dicono c'è un problema lì, ok, andiamo a controllarlo. Poi però non ci fa più sapere niente nessuno. Nel frattempo però Paolo, in precedenza i cittadini segnalano, nessuno gli risponde. Sì, come i messaggi che arrivano a noi in merito alle buche, ma le buche perché l'asfalto è brutto. Che poi i cittadini, scusami, tra tante cose, molte volte non sanno neanche chi amministra, chi lo deve fare, non è un attacco ad persona o a partito. Questo vorrei far capire, perché sennò qua la buttiamo sempre sul discorso, parli con la destra, Salvini, Lega, Fratelli d'Italia, eccetera, ti dicono è colpa di quegli altri, parli con quegli altri, è colpa di quegli altri. Ma se qualcuno si fa male, di chi è colpa? Certo. Io non... Sergio.
mediamente le risposte, lo dico per parte in causa ovviamente, le risposte mediamente arrivano sempre. Ora, io parlo per il Comune di Milano, ti dirò di più. Nella scorsa giunta a Pisapia è stato introdotto un meccanismo dove addirittura le mail che arrivano al municipio, ex consiglio di zona, hanno un tempo di risposta che non devono dare oltre i 20 giorni. Circa qua, già sto andando a... Faccio contestazione, posso portare i testimoni. Ok, adesso io poi... Se sono testimoni avranno fatto una mail e ci... Hanno la mail e la possiamo mandare. Allora, io parlo, ci ritroviamo qui e li facciamo vedere. Sì, però io parlo per mia, no? Allora... Mediamente la risposta da parte del comune c'è sempre. Quanto poi, tempo, scusami Sergio, faccio l'avvocato del diavolo. Ma guarda, io le mie risposte, se vuoi, te le dico. No, le tue sì, ma giorni, in generale, cioè, del comune, tu sei assessore del municipio, sì, il comune. Cioè, se, guarda, io rispondo, e sto parlando del municipio. Ah, municipio, ok. Sì, beh, municipio sì, sì, sono d'accordo. Municipio rispondo. Municipio, no, avevo capito il comune di ti Milano. Dico la verità, ti dico la verità, molto spesso ci arrivano, per esempio, molti cittadini non segnalano al municipio, segnalano al comune di Milano, il comune di Milano per competenza immediatamente ci gira la mail e quindi va lavorata immediatamente. Quindi questi sono i tempi, perché bisogna di, non so, tipo il dissuasore di sosta in via Odazio? Ma c'è tutto un tema sui dissuasori di sosta, non è che tu hai, cioè è una concezione sbagliata ed è un servizio sbagliato, un'informazione sbagliata, dicendo che il Comune di Milano, l'ente pubblico, non è un ente privato che domani decide di fare una cosa. Per fare una cosa ci vuole un progetto, ci vogliono i pareri, ci vogliono i settori. Per legge, non è che tu dici domani mettiamo i dissuasori, chiamo il mio falegname e le faccio fare due cunette. Posso rubarti il non posto, è così. Paolo? Posso fare faccio una un esempio. Certo. Tipo i dissuasori di velocità, visto che ci sono stati tanti incidenti sulla Laurenteggio Giambellino Dazio, perché passano, sì, a tutta velocità, sono stati chiesti dei dissuasori di sosta. È vero che sono stati chiesti anche da gente che fa parte di comitati un po' di parte, però io personalmente, che frequento, conosco i posti, ho detto non hanno del tutto torto. Gli diamo una risposta? Te la do subito la risposta, così almeno la sanno in diretta. La risposta è: se tu vuoi un dissuasore sulla via Laurenteggio dove passa un autobus, non è possibile mettere un dissuasore. No, via Odazio sto parlando. Ecco, in via Odazio il dissuasore, adesso faremo la riqualificazione, per esempio l'8-3 via Odazio via Manzano, dove andiamo a fare l'area 30, dove si va a restringere con un progetto che sarà esecutivo, dove si va a riqualificare tutto il pezzo. Quindi mi sembra stupido spendere dei soldi a mettere i diffusori quando io nel 2020-2021 rifaccio completamente tutta la via. Addirittura ti dirò di più, giusto che si parlava di sicurezza, perché poi bisogna dare anche a me, Tullio, va bene, non è una contestazione. Fai pure, sono abituato. Ma stiamo dialogando. Però bisogna, nel momento in cui dai la denuncia, poi devi dare anche un po' di informazione. Allora la informazione la do io, poi magari verrò anche se mi vuoi qualche volta. Con grandissimo piacere. Allora, per esempio, sull'8-3 Segneri, Odazio, Manzano, sono previste le telecamere intelligenti. Cosa sono le telecamere intelligenti? Sono delle telecamere di ultimissima generazione che non agiscono dopo, agiscono prima, con una centrale operativa che è in diretta, verifica ovviamente delle condizioni sul territorio. Non solo, queste telecamere sono in grado di leggere rumori, urla, schiamazzi e automaticamente vanno in focus, vanno a stringere praticamente sui soggetti. Conosco come funziona. Perfetto. E vanno e... Da che data? Mandano 2020, stiamo parlando, l'8-3. Quindi non erano intelligenti fino ad oggi, perché io ho diverse situazioni. Non sono telecamere intelligenti. Quando sono state imbrattate, per occupare, per esempio, il centro sociale dopo che era stato cacciato, erano intelligenti. Sono le telecamere che vanno, le telecamere per legge vanno utilizzate, non le utilizza il municipio e il comune. No, ma hai detto le municipio. Le forze di polizia decidono appunto se rivedere i filmati. E quindi non sono di ultima generazione. No, scusami, però perché sennò facciamo una informazione che non è corretta. Quando sono state imbrattate le telecamere di fronte a quella sottospecie di centro sociale, covo di lasciamo perdere cosa succedeva lì dentro, sono state imbrattate con la vernice, quindi le telecamere a che altezza sono? Scusami, 5 metri? 30 secondi ancora perché dobbiamo... Scusami, 4 metri, sono state pitturate per non far vedere che si rioccupavano le strutture disoccupate dei carabinieri qualche giorno prima. Chi ha controllato lì? Perché posso non lo sapeva nessuno. Posso farti una domanda? Io non lo so e io ho scritto alla polizia locale. Sì, fermo lì.
Io questa cosa non lo so, perché io non faccio il poliziotto, nella vita faccio un altro mestiere. In ogni caso, quel centro sociale lì c'è ancora? Ti faccio io la domanda a te. Se è no, come no, vuol dire che probabilmente le forze dell'ordine non solo hanno fatto un grande lavoro di intelligence, ma hanno ovviamente chiuso quel centro che oggi non c'è più. Sì. Questo è un dato di fatto. Se hanno visto le telecamere, se poi qualcuno è stata violentata, qualche macchina è stata bruciata, eccetera, però non l'ha visto nessuno perché è un fatto occasionale. Non è vero, perché lì tanto violenze, non, se vogliamo dire che sono violenze, sono balle, non ce ne sono state. Macchine incendiate sono state incendiate, però voglio dire, la polizia e i carabinieri su quella cosa ha fatto anche delle investigazioni. E senza telecamere, perché le telecamere erano imbrattate. Possiamo chiudere? No. Tanto ci vedremo ancora. Sono state usate altre telecamere. Ci vediamo ancora. Però il messaggio che dobbiamo dare è che voglio positività, dopodiché se ci sono delle lacune, ci sono delle cose da dire, delle cose da denunciare, lo si fanno, però voglio dire, ci sono anche cose da dire, perché questa è una città che di cose ovviamente ne fa e ne mette in campo tanto. Ho detto le telecamere intelligenti, che solo Milano ce l'ha, solo Milano è un primato, e sono telecamere che appunto nel momento in cui succede una cosa vanno nel focus e immediatamente allertano le forze pubbliche, che vedono in diretta quello che succede e immediatamente mandano a Tel Aviv. Le avevano 20 anni fa. Io basta. Spero nel Palasharp e nella riqualificazione dell'ex chimici di Santa Giulia. Ok, allora chiamatemi il nostro numero WhatsApp 342 397 2391. Vi ricordo, è sempre attivo 7 giorni su 7, quindi mandate pure le vostre segnalazioni. Ringrazio Tullio Trapasso per essere stato qua con noi, City Report, diciamo anche cityreport@gmail.com se vogliono scrivere direttamente a voi. Tanto lo sanno, ormai ci ritrovano. E poi la pagina YouTube City Report. City Report, ok. Quindi se volete vedere le varie puntate, tutte le missioni di Tullio con le riprese di Paolo Rusconi e la collaborazione dell'associazione anti-racket abusivismo, trovate tutto sulla pagina YouTube del City Report. Poi Sergio Meazzi, grazie per essere stato con noi, Municipio 6, lista sala, ogni tanto ci viene a trovare, è un piacere averlo qua. Grazie a tutti per seguirci sempre numerosi, mi raccomando state con noi perché la trasmissione la facciamo qua in studio, ma grazie alle vostre segnalazioni. Quindi buona serata, state con noi, ci vediamo la prossima settimana. Grazie.